45 anni fa è nato il Centro Studi Piemontesi e per l'occasione la sede è stata aperta con un'esposizione di documenti, lettere e fotografie. Il centro da sempre collabora con la Regione Piemonte, l'Assemblea Legislativa e le varie istituzioni per la promozione e la tutela dell'originale patrimonio culturale e linguistico piemontese. L'atto fondativo venne sottoscritto l'11 giugno 1969 a Torino, nella casa di Renzo Gandolfo, promotore dell'iniziativa. 12 persone, 12 galantom, così si firmano, danno vita al Centro Studi Piemontesi, CAD Studi Piemontese, un documento che è esposto qua, un verbale scritto a mano che oggi abbiamo esposto in questa piccola mostra. Non volevamo che questo 11 giugno passasse totalmente senza un ricordo. Abbiamo radunato un po' di documenti, circa 400 i volumi pubblicati, oltre 30 i congressi nazionali e internazionali e di tutti ha pubblicato gli atti. Una ventina almeno le mostre organizzati con i relativi cataloghi. 25.000 pagine di Piemonte che ci sono sparsi in tutte le biblioteche del Piemonte. Abbiamo sempre partecipato fin dalla prima edizione, sono 27 anni che siamo presenti con il nostro stand al Salone del Libro. Ho calcolato che abbiamo fatto almeno 1.000 conferenze e presentazioni di libri, Torino, in Italia e nel mondo. La CAD Studi Piemontesi, il Centro Studi Piemontesi sono il cuore della nostra attività. Noi siamo sicuri che non è solo il nostro passato, ma sarà il nostro futuro.